Ragazzi, parte numero 59 di questo Watch Dogs 1, la condizione di default, che sarebbe The Default Condition, che sarebbe un gioco di parole perché tutte le missioni sono un gioco di parole in questo gioco, anche nel 2, però ovviamente non sempre si possono tradurre, e allora ci sono questi titoli che a volte non capite, ma il senso in realtà ce l'hanno. Ora è una specie di discoteca. Sa che abbiamo fatto scattare l'allarme. Se... mi aspetta. Entra discretamente all'Ambros Theater, il teatro di Ambrosini, il giocatore del Milan. Cazzata, bannatemi dopo questo. Allora, modo discreto potrebbe essere dal retro. Infiltrati. Ok. Sblocca. A posto, grazie. Easy peasy lemon squeezy. Dato tu non mi vedi. E io entro da qua. Ok, allora. Entriamo in sala. Benvenuto a Dottor Nation. Forse. Galleria digitale di arte e musica underground. Spero di piacervi. Ok, musica underground, bello però. E tanto si è chiuso tutto. Ah. Dovevo aspettare non si sa cosa. Vabbè. Ma default sarà il DJ, credo. Mi viene da pensare. Appunto. Camera. Per me è lui. Fammi salire un secondo, non posso salire, che palle. Creiamo lui. Ah, c'è a trovare i farabutti, ho capito. A parte che l'ho trovato prima di te, però vabbè. Cioè, in una serata così non può che non essere... vabbè, insomma, non può che essere DJ, perché... uno così, secondo me, tra il pubblico non ci sta. Raga, è lui. Che poi di reddito... anche parecchio meno rispetto agli altri, ma vabbè. Sei tu. Però prima il server. Allora, il server è lassù, allora bisogna andarci. Da dove si passa? Non qua. Tanto li avete letto Joseph De Marco, che è uno che abbiamo ucciso nelle missioni finali. Credo fosse persone scomparse, una cosa così. Traffico d'armi, non ricordo. Comunque è stato qualcuno facente parte di un obiettivo secondario. Voi magari vi togliesse dai coglioni. Invece non si tolgono dai coglioni, anche perché c'è il butta fuori. Lo potrei hackerare con una telecamera, volendo. Per forza. È l'unica soluzione. Infiltrati. Ok, grazie che mi stoppi sta musica qua che non sopporto. Allora, partiamo dalle basi tipo questa. Ti facciamo arrivare a corrente. Destra o sinistra, poco importa, perché mi arriva un cazzo. Togli, può arrivare da qua. E allora da qui. E allora da qui. E allora qui.
Ok. Bene. Ok, bene. Oh cazzo. Cazzo merda. Bravo, molto furbo. Molto furbo, sì, aspetta, che qua è lunga la situazione. No, il conto alla rovescia, no, ti prego. Ok, mi hai salvato, grazie. Forse così. Così non mi tocchi il conto alla rovescia. Via, e dai. Eccolo, è lui. Markovic. Che croato. Sì, sei te. Blackout? Sicuramente si è accorto che l'abbiamo trovato. E cazzo raggiungo. E Defalte sta scappando, non corre. Raga, non corre. Grazie, molto gentile. Facciamo finire sto conto alla rovescia? Mi ha sparato, lui. Cioè, se riusciamo a uccidere adesso è stata veramente la cattura più semplice mai vista in un videogioco, eh. Qua, e purtroppo devo fermarmi. Cazzo. Ciao. Sabita rinforzi. Perché non esplode? Vedete lì? Possiamo avvicinarci. Va bene, ho capito. Fanculo. Ciao. A posto. Non lo uso mai, fatemelo usare ogni tanto, no? No. Non era quello che volevo. Ciao. Tu cosa vuoi esattamente? Vieni qua. A posto. Ciao. Questo medic è giù. Come i fixer. Sono molto costosi. Insegui Defalte, tieni la portata, dammi una... Defalte sta esagerando. Un veicolo. Però io non c'ho possibilità d'uscita, ragazzi. Che brutta cosa, forse qui. Ok, l'ho trovato. Devo restare vicino e T-Bone farà il lavoro. Una macchina. È passato davanti, raga. Sì, no, non mi metto a rincorrerlo con quella macchina là, non ci penso neanche. Dammi la tua macchina. Non sarà granché, ma almeno meglio di questo qua, che è il faggio a quattro ruote. Defalt starà usando lo scrambler bello tosto. Non stupirti se la tua attrezzatura smette di funzionare. Non ti preoccupare, siamo pronti a tutto. Non possiamo perdere i dati. Lo sto perdendo. Attiralo fuori, seguirò il segnale. Non aspettare, recupera tutti i dati che puoi appena mi avvicino. Ah, scarica dati tipo... i contratti da Fixer. Bene, continua
continua a stargli vicino. Ora entra nei suoi file. Non se ne accorgerà nemmeno. Stanno arrivando. Alla grande. Vedi cosa... Vai, alza il ponte, dai. Sì, qualcosa. Cazzo. C'è di tutto. Impiegati comunali, sindacalisti. Ci sono contratti falsi. Tangenti. Ma che cazzo. Tanto lo sapevo che lo facevi. Un sacco di ricatti online. Ho capito, sta macchina di merda qui, ragazzi. Come faccio? Ha chiuso la porta, vero? No. Senti, a me che non so scegliere le macchine, ragazzi. Non so scegliere le macchine. Sto portando alle lunghe una missione che è veramente una cazzata. Perché ho delle macchine che non accelerano. Poi magari gli altri hanno i furgoni e vanno a 450 all'ora. Perché succede spessissimo questa cosa. Mi ricordo alcuni convogli criminali così. Sì, mettili dissuasori, tranquillo. Forse dissuasori i problemi. Poi non riesco a avvicinarmi perché tutte ste curve lui va più veloce. Poi mi sono anche schiantato. Ok, qualcosa ce l'ho fatta a fare. Il nostro Iraq si è dato. Ma anche te, cioè, civile ucciso, ti metti tra i coglioni. Che lottano. I dirigenti del sito S hanno usato la rete per truccare le votazioni e far eleggere il loro uomo, Rushmore. Il sindaco di Chicago corrotto. Ma che sorpresa. Non so come ci siano riusciti. Ovviamente la botta l'ha tirata lui a me, no? Pareva ovvio. Una specie di codice. Lo vedo, ma non lo capisco. Un bel po' di segreti. Prove incriminanti. Ce n'è una valanga. Neutralizza? Come lo neutralizzo? Un video di una donna ormai morta. Ma nel filmato c'è qualcosa. Sto perdendo reputazione. Attaccato la mia famiglia. Ok, lui è già sceso. Ciao, Default. Dimmi che abbiamo preso tutto. A occhio direi di sì. O almeno tutto quel che vuole il tuo amico pazzo. Tuo amico pazzo, amico, insomma. E la donna che sorride? C'è in qualche filmato? No, amico. O comunque io non l'avevo. Dico... Minchia, che culo! No, ma... Potevo morire. Vabbè, ragazzi, Default neutralizzato. Portata a termine. Atto 4, la condizione di Default. Ragazzi, è stata una cattura, una cazzata. Praticamente la parte più difficile è stata prendere la macchina. 3000 XP, punto abilità, ce n'ho 8, ma abbiamo finito. Ci sono quei due che si sbloccano con i minigiochi che sinceramente non ho voglia di sbloccare, onestamente. E chi è Damien questo? Bravo, volessi sapere. Jordi Chin. Hai visto un contratto con più zeri del tuo? Ti vogliono proprio, eh? Non è una novità. No, no, dammi retta. Questa è una novità. Hai fatto incazzare tutti quanti. Devi lasciare Chicago finché puoi, oppure i Fixer ti prenderanno. È solo questione di tempo. Grazie della... Io combatterò. Tu te ne fregherai, ma io dovevo provarci. Vabbè, ragazzi, detto questo, ci salutiamo, ci vediamo, alla prossima.